Andrea Villano, sindaco di Orta di Atella, da pochi minuti, la prima intervista per Edizione Caserta, una grande soddisfazione, un'affermazione elettorale bissata dopo quella già del primo turno, ma con numeri importanti anche in questo ballottaggio. Siamo riusciti a convincere i nostri elettori a ritornare al voto, anche se il numero è inferiore rispetto al primo turno, ma ci hanno confermato la fiducia di 2 settimane fa. Come ho detto prima, sarò il sindaco di tutta la popolazione ortese, non solo di quelli che ci hanno sostenuto, ma anche degli altri. Insieme dobbiamo costruire un nuovo corso per Orta, dobbiamo far risorgere la nostra comunità e riportarla ai fasti di un tempo. Bravo! È stata una campagna elettorale piena di divisioni, di veleni, anche di accuse da parte dei diversi schieramenti. Da domani come si deve cominciare a lavorare per pacificare un po' Orta di Atella e tutte queste divisioni che ci sono state poi anche all'interno del centro-sinistra? Il centro-sinistra si è presentato molto diviso a Orta, quindi c'è bisogno di pacificare sia la coalizione di centrosinistra che l'intera popolazione. Come ho detto in tutti i comizi che abbiamo tenuto in questa campagna elettorale, noi dobbiamo fare sì che ad Orta ritorni centrale il dibattito politico. Solo in questo modo potremmo far ritornare Orta centrale nel dibattito politico provinciale e regionale. Per cui c'è bisogno del contributo di tutti, sia della maggioranza che dell'opposizione. Per cui l'intero Consiglio Comunale sarà chiamato ad affrontare le varie tematiche e i vari contenuti programmatici già da domani mattina. Sindaco, l'ultima cosa, il primo tratto di discontinuità, la prima cosa da fare quando arriverà in comune già domani? Il primo tratto di discontinuità sarà sedersi a tavola con i dirigenti comunali e programmare le prossime attività in modo nuovo, in modo con spirito di prospettiva e con spirito di lavoro e di voglia di fare. Bocca al lupo e buon lavoro!